Buongiorno e bentornati sul canale. Oggi sarà una giornata fredda. Siamo a marzo. Normalmente marzo è uno dei mesi più freddi, perlomeno da noi in Puglia e Taranto. Quasi sempre, se proprio deve nevicare, nevica a marzo. Comunque, detto questo, fa freschiello, diciamoci così. E i venti saranno da nord, quindi dovremo fare i conti anche con un'assenza di sole. Ma questo ovviamente non ci ferma. Ci copriamo bene. La muta, la marea è più che idonea e adatta a farci restare in acqua per tanto tempo. Adesso ci prepariamo un attimo con la barca e ci vedremo direttamente a Lama, perché è lì che voglio scendere oggi per le condizioni che ci sono state. Ok, rimanete con me per il resto dell'avventura. E venite con me. Buongiorno e bentornati sul canale. Innanzitutto grazie ancora, visto che siamo arrivati a un altro benchmark, 2500 iscritti, anche di più in questi giorni, e quindi grazie ancora per aver supportato il canale, per continuare a supportarlo. E se non ti sei ancora iscritto, iscriviti in modo tale da supportare questi argomenti e permettere ai video di essere, diciamo, proposti da YouTube secondo il suo algoritmo in maniera più consistente. Comunque, detto questo, oggi sarà una giornata uggiosa, probabilmente priva di sole per tutto il tempo e con un bel frescolino. Insomma, siamo a marzo e la temperatura è abbastanza bassa per questi periodi, ma a Taranto, come vi ho detto, è più o meno la norma. Siamo inoltre in un periodo di stanca, come lo definisco io, un periodo particolare in cui qualcosa si deve svegliare, qualcosa deve cambiare, ovvero deve iniziare la primavera, e sott'acqua questo si declina in una presenza meno massiccia di pesce, a meno di situazioni particolari che provocano proprio uno dei primi accentramenti di movimento proprio nel sottocosta. Quindi cerchiamo di sfruttare la situazione per quella che è. Sicuramente rimarrò in litoranea, e anche perché volevo cambiare e provare altre zone rispetto alle ultime pescate. Va bene, allora adesso vado a Lama, non faccio benzina, ce n'ho ancora un po' di riserva, e comunque qua i prezzi, grazie al signor Putin, sono schizzati alle stelle, però speriamo da quel punto di vista che le cose si calmino, prevalga il buonsenso. Va bene, ok, dai, ci vediamo direttamente lì allo scivolo a Lama. Ciao! E si parte. Ok, siamo usciti, nessun problema, perfetto. Ovviamente l'uscita qui con questo mare è sempre agevole. C'è bassa marea, molto bassa marea, quindi chissà, magari anche questo contribuisce al fatto che questa sia una scelta giusta, perché magari lì allo scivolo la bassa marea poteva aver dato qualche problema. Comunque, a parte questo, comunque sarei venuto qui. Come al solito l'acqua della litoranea è trasparente rispetto a qualsiasi altra zona di Taranto, e quindi vediamo di sfruttare questa situazione. Pochissima battuta, ma vento anche pochissimo. Che dire, dai, ci vediamo direttamente ai punti di pesca. State con me, anche oggi. Ciao! Freddo! Oh, eccomi qua, sono arrivato sul punto di pesca. Effettivamente fa freschiello, e mentre venivo sentivo un po' di punture dell'acqua, acqua neve, insomma, che scendeva. Comunque niente, niente di eccezionale, dai, forse qualche sprazzo di sole riusciamo a prenderlo. La visibilità non mi sembra poi così tanto eccezionale, almeno dalla superficie. Vabbè, ora che entro in acqua mi rendo conto. Inizio in un posto che non vedevo da un po', che normalmente fa tana di corvine, ma può dare la possibilità anche a quel cassarago di girare. Poi devo decidere se ritornare verso terra, visto questa piccola battuta, o continuare su questa batimetrica verso est. Va bene, dai, comunque, bando alle ciance, ci cambiamo senza prendere troppo freddo ed entriamo in acqua, dai. Inizio quasi sempre le pescate in questo posto controllando questo cunicolo. Spesso capita di trovarci sospesi dei bei pesci, oppure trovare dei branchi di pesci che lo attraversano. In questo caso lo trovo vuoto, però subito dopo mi accorgo all'esterno, non si vede per la poca visibilità, di un branco di cefali, che però mi scappa di lato e non potrò più insidiare. Poco male,
Decido comunque di andare a controllare le altre tane che troverò vuote e mi spingo per un paio di ore fino ad altri luoghi dove l'unico pesce che riesco a vedere è questo sparuto sarago fasciato e ovviamente non sparo perché è troppo piccolo. Quindi dopo tutta questa fatica decido di ritornare verso la barca e di ricontrollare lo stesso cunicolo. Questa volta sono fortunato, il branco di cefali lo sta attraversando e quindi non mi resta che appostarmi sul lato e mirare a quello che più ritengo ideale come preda e lo prendo. Beh, dopo tutte queste ore almeno una prima preda mi fa riscaldare di nuovo il sangue, diciamo così. A parte l'aspetto venatorio, quindi con la realizzazione della tecnica per poterlo catturare, sono soddisfatto della preda, anche perché questi cefali sono veramente ottimi, soprattutto se cucinati sul barbecue, data la loro quantità di grasso. Cambio posto e cambio anche tecnica, comincio a perlustrare le varie tane e vedendo il movimento dall'alto e mi accorgo della presenza di un sargo che riesco a catturare. Decido però di non estrarlo direttamente con l'asta ma di farlo scorrere sulla sagola dopo aver posto fine alle sue sofferenze, questo per evitare di perderlo estraendo l'asta di fretta. È una tecnica che utilizzo spesso perché non vorrei poi ritrovarmi con un'aletta chiusa che non mi consente di ritrarre un pesce che poi sarà perso. Quindi con tutta calma vado a ritirare poi l'asta della tana e continuo a pescare. Ho cambiato fucile, ho adesso il 75 armato a fiocina, con la fiocinella e l'asta della Sdive e sto pescando a razzolo dall'alto. In questo caso sono andato a visitare una tana nota e all'interno ci ho trovato un sarago discreto. Quindi anche in questo caso mi è convenuto cambiare l'arma e adattarmi, diciamo, alla situazione. Continuo sempre a razzolare nello stesso posto e come spesso accade per le cernie mi ritrovo di fronte a una bella situazione che però non mi consente di accendere la videocamera. Sparo d'istinto e prendo questa cerniotta sulla coda. È un esemplare, diciamo, non di grosse dimensioni, ma considerando il periodo dell'anno, la situazione e il resto della pescata, penso che sia, diciamo, una preda discreta per la giornata e quindi verrà a cena in una delle nostre cene. Ma ora inizio ad anellare una serie di errori. Non so se il freddo, se la stanchezza, la temperatura, l'ora del giorno, non lo so, ma comincio a fare degli errori. Primo fra tutti questo qui, dove sbaglio, nonostante il fucile, una bella preda. Poi mi sposto con la barca e mi trovo in una fantastica situazione in cui individuo dei grossi saraghi dall'alto. Non so se le immagini rendono le giuste dimensioni, ma questo è un bel sarago, superiore al chilo, e sono riuscito ad avvicinarmi dopo un bel po' di traccheggio, diciamo così, in cui mi sono avvicinato, ma riesco addirittura a sbagliarlo. Provo a inseguirlo per vedere se si intana, ma niente da fare, in questo caso il sarago ha raggiunto il profondo mare. E continuo a pescare lì intorno e anche qui faccio un altro errore. Sparo quasi a colpo sicuro su questo sarago che si è intanato e che si nasconde col muso verso l'interno della tana, ma qui faccio proprio l'errore opposto a quello che vi ho detto in precedenza. Estraggo velocemente l'asta senza rendermi conto che l'aletta non si è aperta e quindi il sarago si libera e rimane in tana e io rimango con l'asta in mano.
Beh, mi innervosisco, è ovvio, e quindi, diciamo, una dietro l'altro faccio degli errori. Rivedo dei sarghi grossi entrare in questo buco e qui invece pecco per volontà, diciamo, di prendere sarago più grosso. Ho un'occasione fenomenale su questo pesce, ma aspetto nella speranza che i suoi fratelli più grossi si presentino all'imboccatura. E invece mi fanno fesso, rimangono all'interno della tana e poi escono da un'altra apertura. E questo è quello che succede ogni volta che non si sfrutta la prima occasione. La cosa mi fa innervosire. Sbaglio ancora un'altra volta questo sarago fasciato e non so più che fare. Riprendo la concentrazione e proprio nei pressi della tana in cui avevo fatto l'errore a non sparare subito, vedo entrare un sarago e questa volta l'azione è veloce e senza ripensamenti. Appena vedo il movimento all'interno sparo. Non mi interessa, questa volta devo prendere almeno l'ultima preda. Il sarago è preso e l'unica cosa da fare adesso è cercare di non strapparlo, visto che si è andato a incastrare un attimo con la testa, e quindi mi prendo il tempo giusto per poter risalire, prendere un po' di ossigeno e ritornare giù e liberare il sarago. Ok, gli errori in acqua sono stati parecchi, anche se alla fine l'ultima preda sono riuscito a prenderlo. Da questo ho imparato tante cose, ma non sarà l'ultimo errore della giornata. Infatti, non cambierò la batteria della GoPro una volta salito a bordo e durante la spiegazione della giornata, dove normalmente vi mostro il carniere, la batteria si esaurisce e la videocamera smette di registrare. Oh, allora, pescata finita. Questa volta molto da recriminare, perché ho cercato il pesce in una zona, diciamo, iniziale e ho insistito un po' troppo di là trovando qualcosa. Alla fine sono riuscito a prendere un cefalo, un paio di saraghi, una cerniotta, però poi ho avuto un'intuizione per venire molto più a est ed effettivamente ho trovato una bella situazione, dei saragoni enormi, grossi, a mezz'acqua, fermi, e sono stato anche in grado di sbagliarli, e lo so, può capitare, lo so, non c'è niente da fare, però sono contento perché ho visto movimento e penso dalla prossima volta già di poter capire come organizzare altre battute. L'importante è sempre fare esperienza. Comunque, peccato per quegli errori che ho fatto, che tra l'altro sono stati pure registrati con la cam, e vedremo, e li avrete visti sicuramente. Va bene, comunque adesso, siccome fa un freddo assurdo, per fortuna sta muta della marea mi ha fatto stare benissimo in acqua, però mo devo cambiare spogliandomi e rientrare. Vi faccio vedere il carniere, così concludiamo e voilà. Ok, non mi posso lamentare, la cerniotta, un paio di saraghi, che dire, peccato per quegli errori, ma va bene, ho capito che il pesce gira in questa situazione e quindi la sfrutterò la prossima volta. Per il resto iscrivetevi, cliccate qui, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima, ciao! È una giornata fantastica. Che dire, sono stato sempre preoccupato per questa questione della GoPro. Voilà, ecco qua.